Intanto buonasera a tutti, grazie per questa presenza e soprattutto grazie perché noi daremo questa sera, questo pomeriggio, ai 60 partecipanti ai corsi gratuiti su Linux, GIMP, PHP, che si sono svolti nelle ultime settimane, degli attestati di partecipazione e soprattutto quello che mi interessava mettere in evidenza è che questa collaborazione che c'è tra il Comune e l'associazione Guru e The Work e anche tante altre realtà del territorio, quindi i nostri servizi, no? Ma mi riferisco per esempio anche a conferenze che sono state fatte nel passato grazie a preziosi relatori come rappresentanti della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria di Grosse, qui appunto vedo presenti. Naturalmente questo lavoro che il Comune porta avanti insieme all'Associazione Good at Work ha visto circa 600 partecipanti nei corsi che sono stati svolti. Allora io naturalmente ringrazio tutti i nostri collaboratori, coloro che hanno partecipato, chi si rende utile per queste iniziative e passo la parola all'assessore Luca Ceccarelli, che tra l'altro è una persona che queste cose le ha sempre seguite e naturalmente era presidente di Guru at Work prima di Ludwig Bagagli, che è un nostro funzionario, e naturalmente anche nella veste di assessore alla innovazione e alla informatizzazione del Comune cercherà di portare avanti anche con maggiore attenzione queste tematiche, perché il software libero, i progetti Linux e tutto ciò che in qualche modo può essere di ausilio non solo alla pubblica amministrazione ma anche ai cittadini, quindi anche naturalmente che tante volte sempre di più utilizzano la rete, ma possono farlo anche in forme che siano più accessibili, quindi naturalmente, e quindi non costose, più accessibili. Naturalmente questa esperienza verrà, questa passione, questa competenza, questa professionalità verrà anche poi a essere inserita in uno dei diversi settori di cui Luca Ceccarelli si occupa. Sapete che è anche assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali, quindi due settori molto delicati e importanti, però naturalmente anche l'innovazione e la informatizzazione dell'ente e non solo, sono due settori, altri settori che al tempo stesso vedono un po' anche al futuro, quindi coniuga innovazione e solidarietà insieme. Quindi a te Luca la parola. Innanzitutto vi ringrazio di essere presenti oggi, siete tanti e questo mi fa veramente piacere. La sfida che questa amministrazione deve raccogliere è quella di puntare molto sulla trasparenza amministrativa e sulla qualità dei servizi ai cittadini. Sono entrambi obiettivi che richiedono un forte contenuto tecnologico, perché la tecnologia da questo punto di vista ci dà veramente una grossa mano. Per questo corsi come abbiamo fatto, non parlo solo dei corsi di base che sono andati alla grande, abbiamo un numero di prenotazioni che poi il Presidente ce lo dirà meglio, è veramente notevole, ma mi riferisco anche agli incontri che abbiamo fatto invece su temi specifici, quali la privacy, la tutela dei dati personali su internet, perché creare una consapevolezza digitale è il primo passo affinché poi l'intervento, che è l'intervento dell'amministrazione per quanto riguarda l'implementazione di servizi di qualità al cittadino, abbia efficacia, perché è inutile che l'amministrazione spenda tempo, energie e risorse a fare dei servizi di alto contenuto tecnologico e che favoriscano appunto la trasparenza se dall'altra parte non c'è un'adeguata informazione, questo è un punto che ricade naturalmente sull'amministrazione, ma soprattutto la consapevolezza degli strumenti tecnici. Credo che questa breve infarinatura che avete avuto nel corso vi potrà essere d'aiuto anche nell'approccio appunto a queste nuove forme di dialogo e di coinvolgimento con l'amministrazione, che sono molto molto importanti e lo saranno ancora più in futuro.
la cittadinanza, che prima era semplicemente un fatto di, diciamo, di burocrazia tradizionale, oggi diventa cittadinanza digitale. E la cittadinanza digitale è una sfida che, per usare un termine abusato, nel XXI secolo sarà la sfida, cioè riuscire a garantire la compartecipazione all'amministrazione del cittadino attraverso appunto strumenti informatici evoluti e attraverso soprattutto un livello di trasparenza che speriamo sia molto maggiore di quello che abbiamo ottenuto in passato. Per questo voglio ancora ringraziarvi della vostra disponibilità a partecipare ai corsi, voglio ringraziare l'associazione Cuore Corpo che poi ha messo le professionalità che servivano a far sì che la formazione fosse di ottimo livello. Voglio ringraziare quelli che mi hanno fatto da docenti, perché vedo delle facce molto giovani e onestamente è un ulteriore vanto per questa città che ci siano persone così giovani, ma già così professionalmente avanzate, in grado quindi di darci una mano appunto in quell'opera che ho scritto qui. Per questo vi ringrazio e passo la parola a questo punto al Presidente di Cuore Corpo. Grazie. Sì, prima di tutto ringrazio il Sindaco che senza l'aiuto dell'amministrazione di Grosseto è stato impossibile realizzare questi corsi, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e in particolar modo i docenti, perché senza docenti in questo periodo è sempre più difficile trovare docenti che gratuitamente come volontari fanno dei corsi, ecco, senza di loro sarebbe stato impossibile realizzare tutto questo. Tempo fa con Luca facevamo proprio il conto di quante persone abbiamo formato da quando è nata Cuore Corpo, considerate che Cuore Corpo è nata all'inizio del 2007, in realtà diciamo fine 2006 ci sono stati i primi incontri, prima facevamo questa cosa, poi ci occupiamo di software libero da quasi l'inizio del 2000 con altre associazioni o con altre forme. Ecco, abbiamo fatto un veloce conto e più di 600 persone sono passate con i nostri corsi in questi anni. E solamente corsi, senza contare i convegni, gli incontri, i propri corsi, dove di solito partecipano 20-25 persone contemporaneamente, perché la sala veramente di quelle persone non può contenere. Importantissimi secondo noi sono questi momenti, perché noi viviamo in una città dove c'è molta agricoltura, lo dico sempre, dove c'è molto turismo, ci sono investimenti in tanti settori, ma è difficilissimo nel nostro territorio trovare investimenti nel campo delle nuove tecnologie, anzi comunque il nuovo assessorato del Luca speriamo di investire molto in questo settore. E ecco, questo è un momento, un'occasione in cui noi ci mettiamo a disposizione per creare delle professionalità che poi potrebbero essere spese proprio per lavorare in questo settore nel nostro territorio, professionalità che sarebbe difficile creare se non ci fossero il nostro lavoro, ma il lavoro di tante altre persone che ci danno la mano e come volontari proprio cercano, diciamo, come una missione di portare avanti questo compito. Oltre ai corsi, noi spesso organizziamo convegni, conferenze, come il sabato scorso abbiamo organizzato una conferenza proprio sui diritti digitali, sempre in collaborazione con il patrocinio del Comune. E oggi ringrazieremo anche proprio la Polizia Postale e la Polizia Ferroviaria per aver partecipato a un convegno, un incontro che abbiamo fatto un po' di tempo fa al centro commerciale, dove ci hanno dato un grande aiuto, perché il tema era proprio la sicurezza informatica vista dal punto di vista dei più giovani, l'utilizzo dei social network, tutti i pericoli che ci possono essere in queste situazioni e che coloro che non sono proprio appassionati o esperti di informatica magari possono conoscere. Secondo me è stata un'occasione molto importante e anzi sono venuti fuori un sacco di argomenti e dibattiti che potrebbero essere portati avanti in incontri successivi. Passerei subito alla premiazione a questo punto, senza consegnare gli attestati, senza perdere altro tempo, e consegneremo prima gli attestati per coloro che hanno partecipato ai corsi, poi ai docenti e infine ringraziamenti proprio alla polizia per l'aiuto che ci ha dato. Grazie.
la Pierita Taragli. Lorenzo Fregosi. Mario Paci. La Fata Giuseppe.
importante anche per questo. Linux e via. Giulio Rossetti. Grazie a tutti, eh.